Poi mi avete anche suggerito, ma perché non metti le trappole intorno qui? Oh, 61. Ancora. Un altro attacco. Porca miseria, non ci lasciano stare oggi. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, bentornati su questa serie dedicata a Stranded Alien Dawn. Allora, metto un attimo in pausa un secondo, sennò perdo quello che sta succedendo. Allora, vi avevo detto nello scorso episodio che avrei fatto un episodio dedicato per l'ultimo aggiornamento. In realtà non credo sia necessario farlo perché ho giocato un pochino la nuova modalità, quindi la modalità agricoltore mi sembra che si chiami, però non cambia così tanto da meritare un intero episodio, perché alla fine le cose che cambiano sono pochine, ecco, o meglio, magari ci sono alcuni aspetti che cambiano, ma si vedrebbero, ma non si vedono tutte subito. Quello che si vede subito è che si inizia con tre sopravvissuti e che man mano che giochiamo la partita se ne aggiungono altri. Lo scopo del gioco non è più scappare ed essere salvati come invece è questa modalità, ma lo scopo del gioco è sostanzialmente colonizzare un nuovo pianeta. C'è una capsula che permette il commercio, molte delle tecnologie sono acquistabili tramite il commercio, per cui cambia abbastanza la modalità di gioco, però non saprei come riempire un episodio intero, ecco, o meglio, per poterlo riempire dovrei giocare diverse ore e filmarvi o comunque farvi vedere quello che cambia. Quindi, valutando questo, non credo che farò un episodio dedicato, però vi consiglio di giocarci perché è davvero una modalità interessante che va avanti potenzialmente all'infinito, a differenza di questa invece che a un certo punto dovrebbe avere una fine. Quindi provate la nuova modalità e io invece vado avanti con questa e portiamo a termine questa partita. Okay, raggiungere accoglitore 6, ok. Adesso vorrei programmare un attacco a questo nido con lo scopo in realtà di addomesticare questi scorpioncioni, questi scorpioncini, quello che è. Dovrei ucciderne uno e poi farglielo osservare. Quindi lascio passare la notte, visto che sono le 10 in questo momento. Li farò attirare un pochino fuori uno di questi. Anche se volevo quelli grandi, ma ci accontentiamo di questi qua. Piccoli insetti dalla coda a spillo, esattamente. E proverò a vedere se riesco a farglielo osservare e quindi ad addomesticarli. Sarebbe una bella cosa. Intanto mi propongono una serata musicale, certamente. Divertitevi ragazzi, che va solo bene. Intanto continuo la costruzione di tutto quanto, dei loro mini appartamenti. La produzione elettrica va alla grande. Poi mi avete anche suggerito, ma perché non metti le trappole intorno qui? Avete perfettamente ragione, perché non farlo? Facciamolo senz'altro. Anche quasi quasi anche questi qua, come si chiamano? I lanciafiamme potrei mettere qua intorno, però saranno sufficienti per il momento le trappole. Gliele metto qua intorno. Ok, così tappezziamo anche questa parte. Qua non me li mette, però in questi punti qua non me li mette. Facciamo una fila anche di qua allora. Così. E lo finiamo fino a qua. Bene, così abbiamo coperto di trappole anche questa parte. Poi mi avete anche detto, questo sempre Claudio, ma perché non alterni le torrette un po' da una parte, insomma, sia quelle a laser che le altre? E effettivamente non è una cattiva idea, non so perché mi sono fissata con farle tutte quante uguali. Potrei anche farla questa cosa. Anzi, questa qua sospendiamo la costruzione, gli trasferisco qua questa qui, ok. Così gliela alterno un po', effettivamente non è male come idea. Dopo gli scorpioncioni, se riesco davvero ad addomesticarli, penso che creerò qui il loro nido, insomma, la loro, le loro,
loro dormitori in modo che siano sempre in questa zona e che se si avvicina qualcuno facciamo in modo che ci proteggano. Qui stanno costruendo, allora rallento un secondo perché Umair costruisci questa e Chris costruisci questa per favore. Poi che altro c'è che costruisce? Samantha, la costruisce. No, non si può fare perché c'è questa in mezzo, mi sa. Muovi allora questo. Qui. Ok. Chris, fai il muro. E ci aggiungiamo anche un'altra trappola qua. Ok. Dovremmo essere a posto adesso con questa cosa. Qui sta recuperando, Katie che fa? Recupera anche lei. Nara cucina, va bene. Simon costruisce la torretta, sono molto contenta. Kana costruisce la trappola, sono contenta anche di questo. Qualcuno faccia questo anche. Muove la torre, benissimo. Oh, 61. Oh mio Dio, dove sono? Di là. 61 sono tantissimi e poi sono... gli scorpioni quelli cattivi. Oh mio Dio. Tra l'altro sono quelli che volevo imparare per... Sono quelli che volevo imparare per addomesticarli. Però in questo momento la vedo dura. Soprattutto non 61. Intanto sta muovendo la torretta laser molto bene. Simon, questa qua ce la fai a costruirla? No, manca la risorse. Che risorse manca? Le leghe metalliche. Siamo a corto di leghe metalliche, ragazzi. Non le stiamo creando abbastanza velocemente. Qui sono in produzione. Qui stiamo facendo il cemento, che ci serve anche quello, tra l'altro. E qui sono in produzione. Ti tocca aspettare. Speriamo che resistano. Speriamo di resistere a questo attacco. Ok, sta già arrivando. Stanno già arrivando. Oh mio Dio. Devo prenderli tutti allora. Devo coinvolgerli tutti e farli venire qua. Così direzioniamo gli attacchi. Qua... attaccano le torrette loro, naturalmente. Devo fare in modo di mandare quelli con le armi a lungo raggio qua, in modo che riescano a prenderli, ma senza che queste bestiacce prendano loro. Tra l'altro vedo qualcuno senza arma. Perché siete senza arma? Prendila subito. Anche tu, Simon, sei senza il fucile, prendilo. Oh, questi li abbiamo fatti fuori intanto, Paulette lì in alto, Vanessa sta andando. Mamma mia, sono tantissimi. Questi li temo molto. Copertura. I laser stanno intervenendo molto bene. Ma qui perché non sale nessuno sulle torrette? Nara sicuramente no. Simon sali su. Siamo a 38, ragazzi, siamo a 38. Le torrette stanno facendo un ottimo lavoro, ma una l'hanno rotta, però ce ne servono altre. Per fortuna abbiamo quelle laser che ci danno supporto. Vanessa spara, molto bene. 38, qua ne arrivano altri. Che attacco difficile questo. Però loro per il momento stanno tutti bene. Qua Chris, sei senza arma. Vai a prenderla la pistola almeno. Anche tu sei senza arma, porca miseria, dai. Siamo a 15. Oh ragazzi, stiamo sopravvivendo. Ah, qui stanno attaccando questi però. Perché? Perché?
perché ci sono qua questi. Allora, fate così, venite qui. Tornate di qua. Vediamo se si spostano anche loro. Nara si è stordito, perché? Ah, è troppo stanco, giustamente. Vanessa lesione. Cominciano ad attaccare noi. Due all'ora. Va bene, scendi. Fortificazione distrutta. Perché sono entrati da qua sicuro, sì. Va bene, allora, voi, tranne i pacifisti, a combattere. Forza, ragazzi. È ora di difendere la zona. Sarà cadente, va bene. Quindi questi intanto sono morti. Avanzano solo quelli da uccidere. Cominciate con questo. Vai. Ok. Questo adesso. Benissimo. Questo. Ok, manca l'ultimo. Ok, tutti liberi, andate a curarvi ragazzi che sarete messi malissimo. E poi mettiamo questo da osservare. E così vediamo se riusciamo ad addomesticarne un paio. Gli metto da creare anche questi pacificatori qua, che lanciano i tranquillanti. E dovremmo riuscire con questi, faccio almeno 4, a domesticare gli animali pericolosi. Vediamo se è vero. Scoperto Screer, oh benissimo. Adesso possiamo domesticarlo se ricercato, e dovremmo averlo fatto. Quindi mangia la carne di insetto cruda, ok. E serve il pollame per domesticarli. Va bene, questi li macelliamo. Ho sbagliato, non è che mangiano la carne di insetto. Ci danno carne di insetto e loro mangiano la carne del pollame. E la carne del pollame in questo momento non ce l'abbiamo, quindi dobbiamo trovare prima il pollame, prima di poterli addomesticare. Tanto qui c'è un altro nido e qua ci sono questi qua grossi che volevo addomesticare, però questo sta morendo. Vabbè, ne troveremo altri nel caso. Però volevo i polli. Eccoli qua, i polli. Sono un po' distanti da casa, però. Gli unici uccelli che io vedo sono questi. Ci toccherà prendere questi, ma non posso farlo perché erano la carne cruda. Porca miseria. Mi sono un attimo informata e pare che questi qua siano molto aggressivi. Quindi se io provo ad addomesticarli nel classico modo, mi attaccano. Quindi prima di addomesticare questi, a questo punto devo avere le balestre, praticamente quelle soporifere, ecco, per placarli un attimo. Quindi la strategia è cambiata un attimino, ragazzi, nel senso che la priorità, cioè se per avere gli animali pericolosi addomesticati devo fare tutto sto casino, insomma ci penso un attimo perché diventa un po' complicato. Ecco, adesso c'è pure un altro attacco. Tornano questi qua, gli scorpioncioni. E io credo di non avere armi a disposizione per quanto riguarda le balestre soporifere. E infatti no. Quindi niente, al momento ci arriverò, probabilmente ci arriverò, ma con calma, perché adesso far tutto insieme questa cosa rischio di far peggio. E a questo punto torniamo alla precedente strategia. Eccoli che arrivano. Di qua. Questi sono i pacifisti. Tu invece non sei pacifista, puoi sparare. Vieni qua su. Ok. Le torrette vanno. Arrivano anche quelli grossi. Loro ce la fanno. Questi due potrebbero essere potenzialmente in pericolo. Questi saranno già da Chris. Infatti li andremo a recuperare dopo.
qua, siamo 9, 16. Dovremmo riuscirci. Ok, il combattimento 6, molto bene. Allora, voi che siete... Allora, visto che adesso siete tutti tranquilli, venite di qua. Manca lui. Perfetto, tutti liberi. Ancora? Oh, ragazzi, ma cosa sta succedendo? Ne stanno arrivando un sacco. Le nostre torrette non sono ancora pronte perché, mannaggia, il metallo ci sta mettendo un bel po' per essere fatto. Eccoli che arrivano. Devo di nuovo interromperli tutti. Per forza. E mandarli qua come al solito. Vediamo un po' come va questo attacco. Sono veramente tantissimi così. Meno male che ho messo trappole qui intorno, come mi avete suggerito. Anche se non bastano, però è già qualcosa. Mi sto provando ad entrare. Ma ce la stiamo facendo. Tra poco arrivano quelli grossi invece. E per questo devo stare attenta a questi due, perché me li ammazzano. Ok, ti ce la fai? Beh, però. Mancano 6. Maki, ma non ce la fai ad uccidere questi? Dai, mancano solo quei 5 che non riescono a prenderli. Bene. E anche questa è andata. Ah, non fanno distinzione tra quelli grandi e quelli piccoli. Ok, va bene. Allora sono tutti uguali praticamente per loro. Ah no, però questa qua non è addomesticabile. Solo quelli grandi. Solo questi qua grandi. Peccato che mangiano il pollo e io il pollo non so come darglielo. Ok, abbiamo recuperato un altro Ulfen maschio. Così abbiamo la coppia. E comincerà a riprodursi anche questo qua. Visto che ne abbiamo una soltanto. Oh, finalmente hanno creato il Pacifier. Così potremo provare a mettere in atto questa cosa. Intanto gli stavo cambiando i vestiti perché non si sono cambiati. E fa freddo. Anche l'altro Ulfen l'abbiamo preso, molto bene. Adesso voglio andare a recuperare altre cose qua. A parte i pacifisti, vorrei andare ad attaccare, se ci lasciano in pace per 5 minuti, vorrei andare ad attaccare quest'altro nido. Vedete qua, ragazzi? Ma è vuoto? Meglio se è vuoto. Però attacchiamo questo. Ok, è già finito. Molto bene, così estraiamo questa roba. E abbiamo altro carbonio perché l'abbiamo praticamente finito adesso. Un altro cane incinto, molto bene. Intanto è giunto il momento di creare un'altra costruzione, un'altra stanza, sempre così. Mi pare fosse 6x6, sì. 6x6, molto bene. Con la porta. L'ho fatta fare in metallo però la porta. No. La voglio in legno la porta, che mantiene meglio il calore. E le scale in carbonio vanno bene di qua. Animale affamato. Ma ciccio, vieni qua. Qui c'è il cibo. E tu dirai come entro. Ah, lo fa Vanessa. Vediamo se lo fa bene. Oh sì. Benissimo. Un altro attacco. Porca miseria, non ci lasciano stare oggi. Se la stanno prendendo con gli Ulfen. Ma che sa, stanno già arrivando. Ma sì. Vabbè, vediamo se le nostre torrette ce la fanno da sole. Ma anche gli Ulfen ci stanno attaccando, no? Stanno scappando gli Ulfen. No, infatti non c'era un attacco vero in corso, era solo quelli, erano solo quelli. Umair e... Oh, Umair e Simon.
Umar e Sam sono diventati amanti, non ci credo. No, vabbè, fatemi guardare questa cosa. Ma pensa a te. Intanto aspettate che arriva l'attacco. Abbiamo la nostra prima coppia, ragazzi. Quindi a sto punto li posso mettere in stanza insieme. Qui intanto arrivano tutti, ma noi ci stiamo difendendo abbastanza bene. Al momento stanno facendo tutte le trappole, cioè le torrette. Gli lascerei anche fare così. Manca solo quello. Finito. Benissimo, ragazzi, tutti liberi. Bene. A questo punto, in questa nuova stanza, ci metterò la coppia. Quindi, chi era Umair e Simon? Vediamo se qualcun altro ha delle simpatie. Chris. Vabbè, Simon l'abbiamo già capito. Paulette. No, beh, particolari amicizie ancora no. Però manca poco. Vabbè, allora a questo punto gli faccio anche, come si chiama, il coso per sposarsi. Dov'era? Che mica mi ricordo. Qua, l'arco nuziale. Dove glielo facciamo l'arco nuziale? Di fianco alla miniera, che brutta roba. Dove glielo facciamo? Glielo facciamo qua di fianco a quella roba lì, alla piattaforma. Non è il massimo del romanticismo, ma che ci dobbiamo fare? Ecco, si sono fidanzati ufficialmente, benissimo. Allora, visto che la piattaforma è praticamente conclusa, voglio fargli qua il punto di atterraggio. Ok. Poi mancano queste, per i quali... Ah, ci servono le celle di alimentazione. Dove le faccio le celle di alimentazione? Qua. Per farle ci servono le CPU e i cristalli di energia che stiamo facendo crescere, giusto? Sì, ma ne abbiamo in magazzino? Non lo so, dove li mettono una volta coltivati? Non ho fatto attenzione a questa cosa, ma effettivamente quando li raccolgono, che fine fanno? Qua ce n'era uno, poi è scomparso. Sarà che è inverno? Adesso ci faccio caso. Se no sapete che faccio. Ce li metto nella idroponica qua. E li coltiviamo all'interno. Così siamo sicuri che vadano. Potrebbe essere una soluzione. Nel frattempo li metto qui. Vediamo come va. Due. Vediamo come funziona questa cosa. Ancora. No, ragazzi, cioè, questa puntata veramente non mi mollano più. Non so come mai mi stanno attaccando così tanto. Vediamo se ce la fanno da sole le torrette, però. Qualcosa stanno facendo, eh? Un po' stanno resistendo. Non riescono a prendere questi qua sotto. Dovrei mettere forse delle torrette anche qui in alto, in modo che riescano a prendere quelli che si nascondono là dietro. Beh, tutto sommato la nostra difesa ha retto, eh. Oddio, ce ne sono ancora un sacco qua. Però, Cana, attenta che qua c'è gente. Beh, ci dai questa prima che arrivino gli altri. Anzi, vediamo se va qua sopra, se funziona. Ok, anche tu. No, che c'è gente. Vieni qua su. Difendi la tua. Un motivo per festeggiare. Oh, sì, che si fidanzano. Aspettate un secondo. Dai, però. Stavo attaccando alle due. Devo fare attenzione a farglieli fare. A farglielo fare in tempo. Intanto c'è un attacco in corso, ragazzi. Abbiate pazienza. Poi arrivano altre adesso. Ok, così sono a posto.
Liberi? Benissimo. Beh, se la base comincia ad autodifendersi, non mi dispiace affatto. E niente ragazzi, la prosecuzione della... L'avanzamento dei lavori è un po' rallentato dalla mancanza di metallo. Quindi al momento... Insomma, in questa puntata abbiamo avuto più a che fare con gli attacchi che con lo sviluppo. Oh, però c'è il matrimonio, fermi tutti che mi stavo dimenticando. Allora, Simon e Umair. Vedete qua che c'è il matrimonio, veloci. Umair ci sta andando anche lui. No, rimandato, non ci ho fatto caso. Porca miseria, non ho fatto... Mi sono stata distratta dall'attacco e mi sono dimenticata del matrimonio. Vabbè, al prossimo tentativo non mancherò di farli andare in tempo. Ragazzi, mi fermo perché questa puntata è stata lunghissima, più del solito. Ripeto, purtroppo... La mancanza di risorse, in particolare del metallo, sta un po' rallentando lo sviluppo della storia, quindi la costruzione delle cose e quindi anche l'avanzamento dei lavori. Però, insomma, dovrei andare avanti ancora un bel po' a fondere metallo, ma piano piano ci arriveremo. Intanto io vi ringrazio per aver visto anche questo episodio. Attendo i vostri commenti naturalmente per avere i vostri consigli che, come vedete, metto in pratica molto volentieri. Vi ricordo di iscrivervi al canale per aiutarmi a crescere e noi ci vediamo al prossimo episodio. Baci ragazzi!